Sindaco, ieri la Mara Carfagna ha presentato l'emendamento che diciamo, potrebbe consentire ai comuni di rimodulare il piano di riequilibrio. Ovviamente deve essere votato, messo nella manovra di bilancio, però è un aspetto, un primo passo. Ma in tanti, devo dire, stanno lavorando in quella direzione, ma abbiamo notizie anche che si lavora anche in altre direzioni, lo voglio dire con molta chiarezza, quindi c'è preoccupazione da parte nostra perché lo scenario non è chiaro, nel senso l'unico punto su cui non si riesce a trovare l'accordo è proprio il predissesto e quindi il quadro è un quadro, come dire, di preoccupazione da parte mia e nostra, ma di confermata fiducia. Perché lo dico con molta sincerità, da uomo delle istituzioni non posso credere che non si vada nella direzione che auspicava lei nella sua domanda con Mara Carfagna, anche con altri schieramenti politici, uomini delle istituzioni. Cioè in questi mesi le interlocuzioni sono state talmente tante, utili, proficue, costruttive e serie, che non posso credere che si vada in un'altra direzione. Però devo dire, nelle ultime ore arrivano anche notizie non proprio sempre rassicuranti, quindi siccome ormai si tratta, come io dissi quella volta citando Bosco, del rigore quando l'arbitro fischia, e soprattutto questa è una partita che in questo momento si può fare senza dover truccare l'arbitro, è come se ci fosse la VAR in campo, cioè nel senso si saprà chi sta lavorando effettivamente per evitare che territori e città non riescano a uscire fuori da una situazione di estrema difficoltà sul piano finanziario e normativo, oppure chi, nascondendosi dietro tecnicismi e formalismi inaccettabili, faccia vedere apparentemente di dare una mano, ma in realtà ti sta coltellando la schiena. Il quadro comincia a essere chiaro ed è esattamente il quadro a cui ho sempre pensato, che è una partita molto aperta, che c'è la fiducia nelle istituzioni, ma che come tutte le istituzioni sono fatte di donne e uomini, e quindi noi adesso dobbiamo capire chi fa fatti, chi fa chiacchiere e chi prende in giro. Un'altra cosa, lei oggi sarà a Roma per l'inaugurazione, sì, di questa mostra presa per il Quirinale, ha avuto l'invito direttamente, sì, dal Capo dello Stato, sì, è un segno di grande attenzione per la città. Ma Napoli ormai vive di riconoscimenti istituzionali a livello nazionale e internazionale, c'è una grandissima attenzione nei confronti di Napoli, perciò io esprimo dispiacere per il fatto che stiamo da 2 mesi e 3 mesi che non si riesca a dare una legge speciale alla città di Napoli, ma manco a pensarlo e ipotizzarlo, mica siamo Roma, Milano e Torino. Questa città merita rispetto e dignità, così come io sono grato al Presidente della Repubblica che in questi mesi e in questi anni ha mostrato sempre attenzione alla nostra città, nei confronti della nostra città. E mostrare un'attenzione nei confronti dell'arte presepiale significa mostrare attenzione per la storia, il presente della nostra città, così come per la pizza, così come per la cultura, il turismo, le parole di Riccardo Muti, ieri di Alberto Angela. Questa è una Napoli che si sta riscattando esclusivamente con la sua passione, il suo capitale umano, la sua cultura e la sua storia, tra mille difficoltà. Ecco perché io in queste ore sono molto concentrato e mi auguro che tutte le istituzioni ai massimi livelli comprendano che questa non è la partitella di voler cercare, come dire, di fare il dispetto a questo o quell'altro politico o rappresentante delle istituzioni, ma si gioca il destino di territori, di abitanti e soprattutto tra questi territori, abitanti e città c'è la città di Napoli, capitale del Mezzogiorno che in questi anni più di ogni altro luogo ha dimostrato che ce la si può fare nonostante ostacoli, nonostante blocchi normativi, nonostante vincoli finanziari, nonostante senza un euro. Ed è per questo che troviamo particolarmente ingiusto che si sta, come dire, facendo una fatica enorme per avere quel minimo sindacale che ci spetta. Quindi stiamo veramente a uno snodo fondamentale che avrà comunque vada in un senso o nell'altro profondi risvolti istituzionali e politici.